Promuovere alle imprese associate dai professionisti della provincia teramana i vari strumenti, da quelli economici a quelli prettamente industriali, a sostegno della ripresa e dello sviluppo. Purtroppo gli sviluppi legati al conflitto bellico non giovano queste attività e gli imprenditori sono costretti a programmare non più a 3 o 5 anni, ma addirittura a 3 mesi. Guardate l'effetto delle materie prime che ci ha devastato nel giro di pochissimo tempo, così come anche i trasporti, così come le energie. Quindi l'imprenditore si vede un po' più trascurato e vorrebbe capire quali sono quelle linee che potrebbero sostenerlo nelle sue scelte. Tra le misure presentate oggi al convegno organizzato da Confindustria Teramo, PNRR complementare per il sisma sia a cratere 2009 che 2016, programma 2021-2017 sull'intero territorio provinciale e poi la zona economica speciale attiva sui territori di Mosciano, Giulianova e Roseto per una ripresa degli investimenti grazie a strumenti e servizi che rendono più semplice ed economicamente vantaggioso per chi sceglie di insediarsi in queste aree. Ma la cosa principale sono le semplificazioni amministrative e il credito d'imposta che viene dato alle imprese anche in modo significativo, soprattutto per le piccole e medie imprese e anche e soprattutto per quanto riguarda la possibilità di sommare e cumulare altri crediti non legati agli aiuti di Stato a finalità regionali come il credito d'imposta ZES, che però arriva fino a 100 milioni di investimento. Nessun credito d'imposta, quello sisma e il bonus sud che già esisteva e già esiste e coesiste nelle stesse zone, nella sostanza dà le stesse opportunità.